Eccoci qua, Vota la Voce, Teatro Romano. Dove siamo? Ieso, com'è? Com'è? Dov'è? Ah, Ieso. Oh, io mi confondo se questa storia. Ieso. Oh, mai intervistati per DJ Television? Mannaggia. Oh, mannaggia. Tiratemi l'orecchio, va. Tiratemi l'orecchio. Allora. Com'è? Tu, ho toccato un attimo qui. Ci mentite. Allora, abbiamo i Pooh. Faccio una domanda seria. Allora, faccio una cosa seria, no, anche perché, come sapete, DJ Television è un programma indirizzato proprio ai giovani. So che avete fatto questo concerto, chi parla? Concerto? Tutti, vado da lui. Allora, concerto per un'osi, se non sbaglio c'è un messaggio ecologico, visto che se si parla, c'è un macello, buchi, ozoni, insomma, non lo so. Dimmi. Bisogna fare qualcosa, anche voi dovete dirlo, ogni tanto l'avete detto, io vi seguo. E niente, abbiamo fatto questa tournée molto mirata, cioè c'è chi va in tournée, lo dicevamo anche prima a Maurizio Seimandi, chi va in tournée per promuovere i dischi e chi va in tournée per promuovere la natura. Noi siamo andati a fare questo, abbiamo fatto 40 concerti e riteniamo di aver trovato 40 buoni motivi per fare appunto questa tournée, cioè in ogni concerto parlavamo di un problema locale, cercavamo di parlarne ai ragazzi in maniera da fratelli maggiori, da amici, comunque da gente che in 23 anni non li ha mai fregati, e forse per quello che ci ascoltano, ci credono, e se anche uno solo dei 40 progetti va in porto, per noi è un gran successo, sempre bene. Benissimo, oh, credo che voi non abbiate problemi ormai, un mito, noi sai usiamo dire mitici, e beh, i Pooh ormai in Italia sono, come dice il nostro amico, conosce il nostro amico. Oh ragazzi, anche però se abbiamo i Pooh qua con noi, allora Giovanotti, ecco il nostro amico, che è la nostra famiglia, un giudizio spassionato dai Pooh, ecco. Ma a noi diverte moltissimo, è molto divertente, poi è vero, cioè lui è esattamente quello che racconta di essere, per cui non c'è nessuna mistificazione in quello che fa, e lo trovo divertente perché è realmente così, non si è inventato un personaggio, per cui è sicuramente una cosa buona. Diverte, non nutre e diverte, però diverte. Sì, io la penso anch'io così, hai visto, io sono per te, non ti preoccupare. Portare avanti la categoria, è giusto, no? È giusto così. No, infatti Giovanotti è veramente molto divertente, il personaggio, come diceva Stefano, è vero e diverte perché appunto si vede questo suo modo di essere, che è così proprio tutti i giorni, penso che sia così, si alza la mattina e fa... Lui ha scoperto, cioè si era la musica con l'album Buona Fortuna dei Pooh, e gli piaceva moltissimo il gong che aveva Stefano dietro, lui avrebbe voluto suonare il gong con i Pooh, quindi lui ha cominciato così ad amare la musica, così a avvicinarsi a me. E la mamma gli aveva regalato l'album Buona Fortuna, per cui grazie alla mamma di Giovanotti, grazie a Giovanotti, e io li voglio molto bene, siamo amici, andiamo a mangiare nello stesso ristorante ormai da un anno, ci incontriamo tutte le sere, è come andare in mensa. Questa gliela faremo vedere. Ciao Red, ciao.